ecco come funziona la speculazione sul latte che provoca la protesta dei pastori sardi arrivata a Roma, in piazza Montecitorio. Battista Qualbu, pastore sardo e presidente di Coldiretti Sardegna, punta il dito contro gli industriali. Sono gli industriali quelli che decidono il prezzo, perché dicono il prezzo lo fa il mercato. Un cavolo, il prezzo lo fanno i pochi e lo impongono gli altri. Prendono appalti di pecorino romano anche per un anno a bassi prezzi, perché sanno che poi qualche cooperativa messa male che ha necessità di svendere la trovano, e così non va più bene. Prendono alla gola l'allevatore singolo che ha necessità di un po' di liquidità in autunno, gli danno magari qualche migliaia di euro di caparra e questo poi non ha più nessun potere contrattuale, firma un contratto dove la cifra la mettono gli industriali. Questo non è un sistema, bisogna non passare dalla ragione al torto, usare la testa, creare il meno disagi possibile, ma bisogna andare avanti sicché non riusciamo a ottenere quello che è un nostro diritto sacrosanto, la dignità. Abbiamo già i costi certificati Ismea che sono 0,74, si immagini continuare a produrre a 0,60, copre solo una parte dei prezzi di produzione. Noi vogliamo un euro al litro più IVA, perché altrimenti così non si può andare avanti, non tornano i conti, tornano solo a pochi a discapito di molti. Non vogliamo elemosine dallo Stato, dalla Regione, vogliamo pagato il nostro prodotto, e sicché ci faranno il prezzo gli altri noi non riusciremo mai a svoltare. Quindi questa deve essere una cosa storica che ci deve tenere tutti uniti, i pastori della Sardegna, perché altrimenti creiamo danno anche ai pastori del continente, perché stanno portando il latte a costo basso e costringendo a vendere al ribasso anche i nostri conterranei sardi e allevatori che ci sono sparsi in tutta Italia. Quindi basta con la speculazione e si mettano la mano nella coscienza, perché qui ci sono migliaia e migliaia di famiglie che hanno il diritto di andare avanti.